Questo è il mio nuovo desk setup aggiornato per il 2019. Bella ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale di Pringy Luca e come avrete potuto notare oggi siamo nel video dell'aggiornamento per il 2019 del mio nuovissimo desk setup che veramente per me è diventato straordinario. Ragazzi, se non l'avete ancora fatto vi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguitemi su Instagram, la mia principale pagina social. E partiamo col video. Direi di partire dalla parte principale del mio desk setup, che si trova al centro, circondata da tutti i miei accessori, ovvero i monitor. Monitor che diventano due. E ragazzi, sono due monitor full HD, uno è 22 pollici, il mio precedente monitor che è orientato in verticale come potete vedere qui, e l'altro è un monitor da 27 pollici full HD IPS, che ragazzi è straordinario. Per quanto mi riguarda è il monitor migliore per qualità prezzo. Questo nuovo monitor è totalmente senza bordi e ragazzi è una cosa incredibile. Mi piace un sacco avere un monitor full borderless, anche la parte sottostante non ha assolutamente bordi, con un joystick nella parte centrale per andare a giocare nel menu per quanto riguarda tutte le impostazioni grafiche. È dotato di FreeSync a 75 Hz, adattabile alla mia bellissima RX 580 e quindi ragazzi non potevo che desiderare di meglio. Per quanto riguarda invece il mio vecchio monitor orientato in verticale, beh ragazzi ho scoperto il mondo, è comodissimo navigare in internet con una pagina verticale o magari avere Spotify mentre sto navigando, facendo altre cose, è veramente qualcosa di incredibile, mi piace un sacco e mi dà la possibilità di lavorare molto molto meglio. Per quanto riguarda il sostegno, per chi se lo stesse chiedendo, sono due sostegni totalmente artigianali che ragazzi abbiamo montato io e mio fratello e sono qualcosa di fantastico, mi piacciono tantissimo e oltretutto mi danno la possibilità di avere una sospensione totale dei monitor senza alcuna staffa visibile o altre cose del genere. Subito al di sotto dei monitor troviamo le mie periferiche, che sono una Drevo Calibur tastiera meccanica con switch brown, di cui ve ne ho parlato qui sul mio canale, vi lascio il video qui in alto nelle schede, mentre ho per macOS un trackpad della Apple che mi è comodo per le gesture e un mouse, un Logitech G602 che mi dà la possibilità di programmare tutti i singoli tasti e di utilizzarlo al meglio durante i miei montaggi video, ma non solo, perché ogni tanto questa postazione si presta anche al gaming. Per alimentare tutto ciò infatti abbiamo il mio PC Hackintosh, che ragazzi dà tutta potenza a questo desk setup. È veramente un PC fantastico, ve ne ho parlato qui sul mio canale, è un PC che monta dual boot Windows e macOS, quindi mi dà la possibilità di sia lavorare con macOS, dato che utilizzo Final Cut, anche se vorrei passare a DaVinci Resolve, e dall'altro lato ho Windows, che mi dà la possibilità di gestire alcuni programmi e soprattutto di giocare ai miei giochi preferiti, che sono al momento Apex e Fortnite. Per migliorare l'esperienza di utilizzo del mio desk setup, ho piazzato sulla mia destra subito una basetta di ricarica, in modo da poter ricaricare tutti i miei dispositivi, e con lo stesso cavo collegato direttamente al mio computer, che dà alimentazione sia alla base di ricarica, prendo il cavo, lo collego alla tastiera e switcho tra macOS e Windows. Come potete vedere sulla mia scrivania ci sono due bestioni in legno che alimentano tutto il mio impianto audio. Prima o poi vorrei farli neri, non ho ancora trovato il coraggio, perché anche così di legno sono veramente super fighi. Ragazzi, queste due casse insieme a un'altra cassa centrale e a un subwoofer sono collegati al mio amplificatore della Kenwood, che gestisce l'audio per tutti questi dispositivi, che è veramente perfetto. Riesco a fare tutte le regolazioni del caso, sia per un sistema più flat per quanto riguarda macOS e il montaggio dei miei video, e un sistema un po' più pompato per ascoltare la musica al meglio insieme al mio desk setup. Per quanto riguarda le ore di ascolto notturne, utilizzo le AirPods sul mio macOS, quindi le collego tramite Bluetooth senza alcun cavo ed è veramente una cosa super comoda, mentre per giocare per Windows utilizzo le mie Sades cuffie da gaming, veramente calibrate al top, con un microfono adatto per quello che deve fare, e lo utilizzo al meglio, le ho da un po' e veramente sono perfette. Per quanto riguarda il piano scrivania, abbiamo un piano di IKEA di questo color cemento che mi piace veramente tantissimo, dove da un lato ho piazzato due semplici gambe esattamente qui di IKEA, quelle da 3 euro di colore nero, che sono veramente perfette, e dall'altro lato ho un cavalletto sul quale ho appoggiato una semplice tovaglietta sempre di IKEA rigida di legno, dove posiziono
seleziono tutti i miei accessori per il video editing. Per abbellire un po' tutta la mia scrivania ho 4 Red Bull Organics di edizione limitata, qualcosa veramente che non ho ancora avuto il coraggio di aprirle, magari le apriremo qui sul mio canale, se vi interessa scrivetemelo qui sotto nei commenti, e 2 Corona modificate artigianalmente da un soffiatore. Inoltre ho una piantina di IKEA, non quelle fasulle, anzi una piantina grassa di IKEA che è veramente figa, con un vasetto che si adatta perfettamente ai colori del mio desk setup. Da non dimenticare assolutamente una tazza di IKEA regalatami dalla mia ragazza, che ragazzi è di un colore stupendo. Questo grigio si abbina perfettamente al mio desk setup e ragazzi mi accompagna, è sempre lì, mi accompagna durante tutte le mie ore di utilizzo del mio desk setup per bere acqua, tè, caffè e qualsiasi altra cosa del genere. Parliamo adesso di tutto l'impianto di illuminazione del mio desk setup. Tutto illuminato, come potete vedere, in maniera super figa, tutto è pensato nei minimi dettagli a partire dalla lampada della Tommons, che è una casa produttrice che crea queste lampade che sono veramente fuori di testa. Questa in particolare me l'ha regalata sempre la mia ragazza ed è veramente super figa. Vorrei cambiare la lampadina mettendo una lampadina Philips Hue RGB in modo da poter cambiare colori e creare ancora più atmosfera qui alle mie spalle. E poi abbiamo il pannello centrale, come vi dicevo prima, retroilluminato direttamente con questi LED sempre Philips Hue. Poi la scrivania con un'altra strip, perché non si possono cambiare colori con la stessa strip, sempre Philips Hue, che mi crea tutta questa cosa soffusa al di sotto del monitor e ragazzi è veramente super figa. Inoltre lì abbiamo delle semplici lampadine che circondano il mio speaker in modo da creare un po' di atmosfera e di luci qui alle mie spalle, più tutti i miei softbox che sono qui in giro. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, vi raccomando, se così è stato non vi dimenticate assolutamente di iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare un bel like e seguirmi su tutte le mie pagine social che trovate qui sotto in descrizione. Ragazzi, io non faccio altro che salutarvi e dirvi che noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.